Arete, buongiorno, ricomincio il tuo segno perché l'avevo già fatto, ma non si sa perché mi si è bloccato lo schermo e si è stoppato il video. Allora, ricomincio da capo. Anzitutto, questo è l'oroscopo dal 12 al 18. Ti ricordo di iscriverti al canale se non sei ancora iscritto. E adesso sto andando a prendere una carta perché rifaccio tutto da capo. Una volta che c'è stato questo stop, significa che deve essere stoppato. Una carta che ci indicherà la settimana. Ok, allora, dopodiché andiamo a vedere quali sono le energie della settimana. Tu, come tutti i segni di fuoco, sei abbastanza forte, soprattutto da un punto di vista sentimentale. Marte e Venere sono nel tuo segno, tra l'altro unite anche, congiunte anche a Lilith nel tuo segno. Quello di cui devi aver paura un pochettino è avere discussioni troppo accese oppure essere troppo passionale. Marte e Lilith insieme escono fuori questa parte molto accesa, anche aggressiva a volte. Dite, ma per il resto va benissimo questo trio che vi illumina di immenso segni di fuoco. I segni di terra, no, facciamo prima altri segni. I segni di acqua trovano Nettuno e Saturno in pesci. Saturno in retrogradazione dal 17, quindi torna indietro e cerca di mettere ordine su quello che non si è messo in ordine. I segni di aria hanno tutte le disposizioni fatte nei gemelli, quindi per te va benissimo. Ti trovi il sole dalla tua parte e anche Mercurio, fantastica questa combinazione. E ti dico che la luna nuova il 18 si formerà anche in gemelli, quindi sei molto fortunato, nel senso va benissimo per te. L'unica problematica nasce con i segni di terra, o meglio col Capricorno, perché Giove e Urano sono in Toro, nella tua seconda casa, va benissimo, ma Plutone è tornato indietro nel segno del Capricorno. Ti crea una sorta di blocco, è come se tutto quello che si stava cominciando a smuovere dopo tanti anni alla fin fine, no? In cui le cose sembrano rallentate, beh, si potrebbe ribloccare, che ricordiamoci che è sempre bene mettere il condizionale. Quindi vediamo un attimo effettivamente se così sarà, se questo Plutone effettivamente ci darà il blocco. La carta è la protezione che è uscita. Ora potresti essere tu a dover proteggere qualcuno o altro. O sei protetto dall'alto? Vediamo di cosa si tratta, lo vedremo dopo. Anzitutto, energia interna dell'Ariete, la giustizia, energia esterna, la papessa, la ruota della fortuna. Ti voglio dire una cosa, poco fa avevo tirato le carte e tira, al contrario, e ti era finita la ruota della fortuna come energia. Quindi, come vedi, il blocco ce l'abbiamo proprio, c'è poco da fare, cioè è incredibile le carte quando parlano. Poco fa ce l'avevi nella tua energia interna, adesso c'è proprio l'energia della settimana. La ruota della fortuna al contrario. Quello di cui parlavo prima, un blocco. Poi andiamo a vedere a proposito di che. Da un punto di vista interno mi sembri tutto sommato equilibrato, nel senso che stai cercando di rimettere le cose a posto, c'è questo senso di giustizia, non hai grosse problematiche, ti senti sì equilibrato in questo specifico momento. Adesso però andiamo a vedere esattamente. Cinque di coppe, matto, ancora la giustizia e il sette di coppe. Allora, o ci sono delle cause legali che stai affrontando, in ogni caso positivamente, che ti aprono a mille possibilità e probabilità, ma ti vengono anche tanti dubbi, ok? Perché le cose legali, soprattutto le situazioni legali, effettivamente, anche se si svolgono in una maniera positiva, poi ci aprono delle possibilità, perché fino a quel momento non sapevamo se sì o no in una causa. Questa potrebbe essere una delle risposte. Un'altra risposta di queste carte potrebbe essere il fatto che il tuo equilibrio è sì, ok, però è come se tu vivessi una sorta di blocco. Sai perché sembri equilibrato? Ma ci sono tantissimi dubbi, tantissima confusione, tante cose che potresti fare, che potresti iniziare, però nulla effettivamente inizia, ok? Quindi è questo che fa sì che tu
sembri equilibrata, equilibrato, però poi effettivamente è come se mancasse qualcosa. Grande confusione, devo dirti, Ariete. Non lo so a proposito di che cosa. Io sono convinta che sia un problema a livello lavorativo, legale. Per qualcuno ci potrebbe essere un divorzio, devo dirvi la verità. Sei proprio nell'ambito delle possibilità, tutto si può aprire davanti a te, hai tantissime opportunità, però queste opportunità ti portano confusione, ti portano dubbi, talvolta anche un rimpianto. Però devo dirti che di base non si muove nulla, quindi sì, continui lì a rimuginare, continui lì a pensare a tutto quello che puoi fare, ma di base l'azione non c'è in queste carte perché c'è proprio un blocco. La papessa esternamente, qualcuno potrebbe svelarsi o potrebbe svelare un segreto o potreste avere a che fare con un segreto. C'è l'altro, abbiamo la torre. Quindi improvvisamente qualcosa si potrebbe svelare a voi. C'è un grande cambiamento esternamente. Qualcuno viene verso di voi e vi mostra, vi offre un grande cambiamento. Il diavolo mi dà la sensazione che questa persona in qualche modo si senta incatenata a voi, si senta molto legata. Siccome abbiamo sempre questa carta di fondo, io direi che le cose possono cambiare improvvisamente. Questa persona, questa situazione potrebbe farsi avanti, ma in ogni caso ha l'intenzione di farsi avanti, non si fa avanti veramente perché c'è questo blocco, ripetiamo. Magari improvvisamente sente l'attrazione fisica anche nei vostri confronti. Per qualcuno potrebbe essere gelosia, ma non, no, la sento più proprio come attrazione, come il modo, un legame che non riesce a risolvere in qualche modo. Qualcuno, secondo me, esternamente a voi sta meditando. Non escludo che questo qualcuno possa aver avuto una sorta di rivelazione improvvisa con questa torre, no? E per questo vorrebbe venire verso di voi, oppure sì, io ho la sensazione che ci sia una persona di grande intuito, potrebbe essere un'energia femminile o una persona con molta energia femminile, ma in ogni caso di grande intuito, che potrebbe svelarvi delle cose, potrebbe darvi delle verità. Veramente improvvisamente palesarsi, o almeno avere voglia di palesarsi. Sentire di non riuscire a farlo, ma avere voglia di farlo. Qualcuno, e questa è una, per qualcun altro potrebbe essere la situazione di una persona che arriva verso di voi e vi offre un grande cambiamento. Un cambiamento di cui però forse un po' paura avete, vi dico la verità, eh. Vi offre un cambiamento che forse non vi aspettavate, quindi state, oh sì, molto inaspettato. Qualcuno vi propone un cambiamento, un viaggio molto molto inaspettato, solo che, ahimè, in questo momento è bloccato questo viaggio, ok? Veniamo a settimana perché l'energia esterna ci parla di segreti svelati o di intenzioni più svelate, ok, svelate, di gente che potrebbe venire, presentarsi, offrirvi qualcosa, vi potrebbe offrire un grande cambiamento, ma è anche qualcosa che vi fa paura, perché questa è una persona che potrebbe essere un po' tossica, ve lo dico, eh.
Quindi ecco perché tutti quei dubbi dalla vostra parte interna. Secondo me è quello, perché questa persona un po' tossica la vedo, nel senso questa situazione o persona un po' tossica, c'è dipendenza, c'è gelosia, c'è attaccamento, proprio attaccamento. Quindi in qualche modo magari è quello che vi crea questa confusione. Fante di coppe, temperanza, sette di coppe ancora, due di spade. 10 di bastoni, ma non è di questo mazzo. Fante di denari. Allora, interessante il fante di coppe. Come dicevo prima, c'è qualcuno che viene verso di voi, quasi porgendovi delle scuse, dopo tanto tempo, quasi a voler sanare una situazione. L'equilibrio è fondamentale in queste carte, quindi voi avete acquistato l'equilibrio dopo un bel po'. Ok, perché c'è la temperanza che mi parla di lungo tempo. C'è ancora da aspettare per guarire del tutto. E in questa attesa voi effettivamente fate un sacco di confusione. Sette di coppe qui, sette di coppe qui. La confusione regna sovrana, Ariete. Guardate, analizzate, studiate, vedete, chiedete. Calmatevi un attimo. Fine settimana vi vedo proprio indecisi, chiudere o aprire. Quindi qui c'è una situazione che effettivamente vi mette un attimo di confusione, ripeto la parola. Non sapete di grande indecisione, perché poi è l'indecisione, una grandissima indecisione, andare o non andare, muoversi o non muoversi, chiudere o aprire. Ognuno di voi sa qual è quello che risuona. Il cavaliere di denari mi parla di qualcosa che si muove molto lentamente, ma si muove. Quindi in ogni caso c'è un cambiamento nella vostra vita, ma è lento. Infatti abbiamo la ruota fortuna qui bloccata, cioè capovolta. C'è una sorta di blocco in questo momento, nulla si muove, tranne i vostri pensieri che effettivamente sono esagerati, nel senso che avete una sorta di rimescolamento continuo del pensiero. Ci sono tante possibilità davanti a voi. Soprattutto la situazione esterna ci parla di questo grande cambiamento che ha a che fare con un trasloco, un viaggio, il carro, no? Ma anche con una persona o una situazione che potrebbe essere troppo appiccicosa oppure potrebbe avere accessi di rabbia, potrebbe creare o essere dipendente. Ok? Voi sapete, o potrebbe semplicemente farvi paura questo cambiamento, questo ignoto del cambiamento, ogni cambiamento presuppone l'ignoto. Il diavolo era con la torre, non escludo, mi è venuto così adesso, quindi ve lo dico, che improvvisamente qualcuno si dia ad accessi di rabbia, che poi è tipico dell'Ariete, però qui mi viene l'energia esterna, quindi stiamo attenti. Potrebbe esserci pure che l'energia esterna abbia un accesso di rabbia che vi faccia un attimo pensare, perché vi vedo molto molto confusi e dubbiosi questa settimana. Andiamo a vedere questi nuovi oracoli, gli oracoli delle sirene, se ci danno un'indicazione. Il potenziale e la fertilità, e poi la segretezza, lo stare accorti, l'essere cauti, quindi c'è effettivamente questo stare molto cauti voi in una situazione o l'altra persona che sta cauta, che si muove un po' in silenzio, un po' così. La fertilità mi parla di un grande potenziale. Ci sono in questo momento attorno a voi, Ariete, grandi energie. E abbiamo visto che c'era il matto, a parte i segni dello scorpione, del cancro, della papessa, quindi ancora scorpione, scorpione, cancro, bilancia tantissimo e acquario, questi sono i segni principali. Quindi acquario, bilancia, sagittario. Scorpione, cancro, questi sono i segni che maggiormente,
ti ho detto, qua questi sono segni che maggiormente risuoneranno questa settimana con voi. A parte questo, c'è grande energia di creazione. Siete veramente, sapete quando si inizia la corsa, no? Quindi siete messi tutti pronti a correre, siete lì. Il problema è che voi non sapete dove correre, dove andare, in questo momento ancora non l'avete deciso. Quindi grande energia, grande possibilità, però grande anche confusione, devo dire la verità. Quindi, caro il mio ariete, fino a quando stai in questa confusione ti conviene star fermo. Questo è il mio consiglio personale. Perché secondo me la protezione. Allora, qui il problema è uno, o sei tu che stai cercando protezione, o sei tu che vuoi dare protezione. Da queste carte sembra che tu stia cercando protezione, ma non sappia dove prendertela sta protezione. Quindi mi raccomando, ok, mi raccomando, cerca di fare la scelta giusta se devi scegliere, perché come vedi ti ho visto molto indeciso a fine settimana. Cioè, hai la luna nuova dalla tua parte, manifesta quello che vuoi, ok? Ariete, questo è il tuo oroscopo, ci sentiamo prestissimo, bye bye.